ha aspettato 3 giorni alle sue soglie, poi al terzo ritirarsi della luce, oltrepassò il ponte che divide il paese di Scirocco e Tramontana. Quella era l'ora, quella che confondeva la certezza che la notte finisse con l'incertezza di un'ulteriore mattina. Adesso era l'ora giusta per entrare in quella casa. Andò verso la scrivania, aprì un cassetto, prese una delle 3 sigarette, rimaste nel pacchetto. Il tempo le aveva raggrinzite, le aveva fatte giallastre. Poi dal cassetto prese l'accendisigari a gas, accese. Tirò forte. Sfiatò. Tirò ancora. Sfiatò. Lontano da qui, se mai io fui lontano, lontano da qui fuggiasco, disertore, lontano da qui, disperso, forestiero, lontano da qui, senza sorte e nome, ho capito, e spesso accadono le storie indipendentemente dalla nostra volontà, che noi possiamo solo guardare, passare, sentire rumore, immaginare la trama, fantasticare un finale, colare parole nella frattura che si apre tra quello che siamo e che potremmo più essere mai. Un disertore torna nella notte, come un numero 9, il suo ritorno per ricordare, il suo ritorno per ricordare la propria dimenticanza. Un disertore che ritorna nella notte con la memoria che diventa corpo, diventa voce di madre, di figlia, di amante, di padre, di sé. Thank you.
Buonasera, benvenuti a tutti al secondo appuntamento di Fresh Art, un inizio un po' insolito come avete potuto vedere, insomma, e a tal fine, scusate, tiro fuori il biglietto perché non so i nomi di tutti quanti. Allora, ringrazio Vanessa Bertoletti, la nostra ballerina. Alessandro Dell'Anna e Daria Graziussi, i lettori. Mirko Gabellone, il creatore della performance. Bene, il tema di questo secondo appuntamento è il viaggio. Viaggio che viene analizzato già dal titolo, con insomma, Odisseo e la valigia. E titolo che, diciamo, già di per sé offre motivo di spunto e analisi, nel senso che appunto sia l'Odissea che appunto la valigia sono due simboli che insomma ci si potrebbero sprecare parole per insomma cercare di analizzarle appieno, probabilmente senza mai coglierle del tutto. E nella critica che ho cercato di fare, che oggi non leggerò ma che potete trovare presente sui volantini che Mirko ha stampato qui ai lati, diciamo che ho affrontato un attimino di più la tematica, ma insomma a voi dopo capire se l'ho fatto bene o meno. Ho cercato di essere il meno retorico possibile, come questo artista è il meno retorico possibile. Spazia, offre analisi riprendendole da vari generi, pop art, analisi che partono dallo studio di De Pero. Diciamo che le influenze sono eclettiche, come eclettico lui stesso. E diciamo che appunto oggi io non volevo scendere nei dettagli perché mi sembra che valga la pena sentire cosa l'artista abbia da dire, un po' di sé, un po' della mostra, per cui diciamo che lascio subito la parola a lui, non prima di aver ringraziato tutto Smart Lab, il mio immenso e incredibile staff, non scendo qua nei nomi, ma insomma diciamo il direttivo più altra gente del gruppo di lavoro. E diciamo appunto, spero che la mostra vi piaccia, ecco. Sì, bene, insomma, se, diciamo, se hai voglia di presentare sì, te allora, stesso io e anche il senso della mostra. Sono Mirko Gabellone, sono della provincia di Lecce e qui con Mattia a presentarvi il mio viaggio che da agosto è approdato anche a Rovereto. E quello che vedete nelle teche intorno sono una summa di tutto il percorso fatto intorno alla figura di Odisseo, che un po' incarna la mia figura stessa di viaggiatore perenne, precario, che gira per le scuole, per l'Italia, per l'Europa, per insegnare. È un po' il racconto di me e di tutte le mie fantasie, i miei sogni. E parte infatti dalla valigia. La valigia è il simbolo del viaggiatore e questa valigia, per quanto mi riguarda, si anima. È grazie a questa valigia che inizio a viaggiare nei mondi, inizio a capire il senso della vita, e il senso dell'amore, il senso del sognare. E sono quattro tappe quelle che vedete intorno a voi. E c'è il video che fra un po' andrà anche in scena dietro, da cui parte tutto il percorso, perché Odisseo nasce come video presentato al Cinema del Corto nel 2005 a Roma. Dopodiché Odisseo ha preso corpo nelle tele, nei disegni e nelle sculture. Vedete sulla vostra destra e sulla mia sinistra il passaggio che Odisseo fa nel viaggiare nel mondo del sogno ad occhi aperti, dove riscopre un po' l'idea del teatro, cosa che amo e cosa che è il mio sogno nel cassetto. Dopodiché arriva nel mondo di De Pero, ed è questa poi l'ultima parte inedita, dove Odisseo scopre l'erotismo anni 80, se qualcuno si ricorda le famose ragazze cin cin di Umberto Smaila. E nel video infatti c'è Odisseo che scopre l'erotismo guardandoli sotto la gonna. È un Odisseo un po' eccitato, un po' in stile estasi di Santa Teresa, un pochino più blasfemo. Ed è questo il video che vedete nel cassetto di Odisseo.
Dopodiché c'è tutta la parte ultima dove la Circe si rivela, non è solamente erotismo ma è un mostro, è quel mostro che vedete lì, tutta bocca e tutte ali, che lo trasforma in maialino. Però la valigia torna di nuovo in suo aiuto e con lo specchio lo fa ritornare nuovamente in carne ed ossa, distruggendo la Circe e i baci di Circe. Questo è un po' riassunto il percorso della mostra. Bene, io di solito almeno il format prevedeva vostre domande, se siete interessati a conoscere dei lati particolari della creazione, delle opere d'arte, insomma, se avete curiosità, insomma, o stimoli semplicemente, a voi la scelta, vi possiamo passare il microfono o parlare ad alta voce, insomma. È alla ricerca del senso della vita? Sì. Questo è vero, costituire l'essere di Santa Teresa? E il fatto di meravigliarsi in stile erotico, non in stile di estasi, di santificazione, ma ho preso l'immagine dell'estasi come proprio meraviglia, di estasiarsi nel vedere sotto, in questo caso, più blasfemo, la gonna di Circe. Deve fare il castello incantato, il castello di Santa Teresa? No, niente. Solo il riferimento all'attacco erotico della scultura del Bernini. No, un'altra domanda che potrebbe incuriosire, visto che appunto siamo in una città, Rovereto, una città di Depero, come mai, cioè, o meglio, come hai voluto prendere stile in forme di Depero, insomma? Lo stile lo vedete nella Circe là in fondo, è proprio il classico stile geometrico, dinamico di Depero, quindi l'esplosione di Circe come se fosse un paese delle meraviglie, un po' sull'idea del mago, sempre dei personaggi che lui si inventa nel teatrino, nei balli plastici. Come si rivede Odisseo alla fine del viaggio, se guarda all'inizio del suo viaggio? Non è finito. Ancora non è finito. Si rivede più... No. Si rivede con la stessa caratteristica che aveva all'inizio, voglio dire, si scopre qualcosa in più, però riesce a viversela meglio proprio perché conosce qualcosa in più. Quello che ad esempio incuriosisce me, così come cosa estemporanea, le latte, perché quelle latte? Cosa hanno a che fare con Odissea? Perché le latte sono anche loro un meccanismo di trasporto, uno ci mette dentro delle sostanze vitali, come anche sostanze a nutrimento, sostanze, in quel caso sono delle latte d'olio, donate dalla nostra collega che non c'è adesso. No. che vedendo le mie opere ha detto: c'ho delle latte, le vuoi? Ho detto sì, e ci ho lavorato sopra come se fossero dei messaggi che, anche riempiendole di altro, possono viaggiare e fare un po' come la Melart o altre situazioni che viaggiano, anche quella è una merce di scambio, una merce che continua. Bene, io non so se non avete altre curiosità, vi posso rimandare, appunto, come ho detto prima, alla cura che ho fatto, che trovate nei volantini, quelli grandi. Ora, e neri. Del catalogo. Il catalogo che vedete sui tavolini non è un catalogo normale, come al solito, ma è un catalogo che ve lo montate voi a piacere vostro. Ci sono quasi tutte le opere stampate in adesivo. All'interno del catalogo trovate una cornice rossa, all'interno vi montate la vostra mostra personale. Quindi vi scegliete l'adesivo, sono sparsi, ci sono alcuni che si compongono, alcuni singoli, per cui c'è anche il gioco del girare per cercare la figurina mancante, un po' sempre stile anni 80. Sì, diciamo gioco che anche deriva dal fatto che lui insegna ragazzi, insomma, alcuni anche un po' presenti, esatto, a una scuola media, insomma, storia artistica, non so come si chiama, esatto. D'accordo, io allora vi ringrazio per la presenza e vi rimando al buffet e vi chiedo anche di rimanere qua, chi vuole chiaramente, al concerto jazz che seguirà più tardi del gruppo locale Itreio. Insomma, buona musica, vi consiglio di ascoltarli. Buona serata e grazie mille.